Ecco, come non poter accogliere questo invito? Padre Pio, in fondo, questo ha fatto, ha accolto questo invito di Gesù e nella sua vita quanto fuoco ha acceso, quanto ha cambiato questa esistenza per sé e per coloro che lo hanno avvicinato. Ecco, allora, questa mattina vogliamo davvero chiedere al Signore questa grazia, la prima di allontanare tutte le tentazioni che ci portano a distruggere il bene, soprattutto quello che forse non è opera delle nostre mani. E poi, successivamente, a sentirci dei privilegiati, perché il Signore ci utilizza, vedete, non c'è onore più grande, gioia più grande. Il Signore ha bisogno di noi, delle nostre azioni, del nostro carattere, di tutte le qualità e i doni che Lui ci ha fatto. Che bella cosa essere, vedete, il Signore potrebbe salvare il mondo da solo. Questo fuoco può portarlo Lui. E noi cosa dovremmo fare? Semplicemente assistere a quello che Lui compie? Vedete la pedagogia del Signore che ci rende partecipi e che ci proprio comunica questa gioia dell'essere suoi, potremmo dire, complici, suoi collaboratori preferiti, ognuno nella sua vita, ognuno per la vocazione che ha ricevuto. E non c'è una vocazione più importante e una meno importante, ognuno partecipa di questo corpo, di questa missione. Ecco, che il Signore in questo giorno e anche in occasione di questo pellegrinaggio possa ridestare in noi, forse, no? Questo desiderio, mettere da parte e dimenticare i fallimenti, le tristezze, le cose che forse noi umanamente consideriamo tempo perso, ma non esiste il tempo perso per il Signore, esiste semplicemente il desiderio di mettersi a sua disposizione e di contemplare i miracoli che Lui fa anche attraverso di noi, nonostante i nostri limiti.